Ciao ragazzi, c'è amici di ProMirrorless. Ciao ragazzi. Come vedete abbiamo sempre la Sony A7 III tra le nostre mani, ma questa volta il protagonista del test non è più la Sony, ma Samyang 35-1.4. 35mm 1.4, un'ottica che so che interessa a molti dei nostri lettori, a molti degli utenti Sony, anche perché questa volta è un'ottica autofocus, non è come molte delle ottiche Samyang un manual focus. Quindi sì, ultimamente Samyang si è messa a produrre ottiche autofocus per le grandi aziende tipo Canon, Nikon. Esatto. E ultimamente, dato che comunque i volumi Sony sono in forte crescita, in forte crescita anche per Sony. Esatto. Roberto, vediamo intanto qualche caratteristica prima di tutto. Sì, il Samyang è un 35-1.4 per full frame. Per full frame, quindi nativo per full frame. E va bene anche sulla PSC. Ovviamente diventa un 50mm. Ok. È un diaframma 1.4, 9 lamelle di diaframma. 9 lamelle, quindi sicuramente ottimo. Con lo sfocato. Sì, le parti rotonde, cioè non è uno sfocato duro. 11 elementi in 9 gruppi. 11 elementi in 9 gruppi. La distanza minima di messa a fuoco di 30 cm, che comunque è buono, per un full frame utile. È buono, sì. Non ha stabilizzazione, perché comunque è stabilizzato il corpo macchina. Dalla 2 in poi sono tutte stabilizzate. Esatto. E pesa 645 grammi. Il diametro l'abbiamo detto, 67 mm. 67 mm. Tra l'altro in dotazione con la scatola c'è il paraluce, quindi nella confezione trovate anche il suo paraluce. Con l'innesto baionetta. Con l'innesto, perfetto. Qualità costruttiva, Roberta, sei contento? Ti piace? Sì, hanno, diciamo, tra virgolette, copiato un po' quello che è lo stile Zeiss, quindi sì. Uno stile molto... Beh, tutto in metallo, prima di tutto. Sì, liscio, cioè non ha è, diciamo, è punto, è uno stile che molto da purista, essenziale, molto pulito, non è impermeabilizzato, quindi state attenti quando prendete un acquazzone, perché la macchina è impermeabilizzata, cioè è tropicalizzata, sì, ma l'ottica non ha nessun anello di gomma, quindi bisogna stare attenti, bisogna starci un po' no. Allora, il peso, come lo senti bilanciato? Allora, con una mano soltanto chiaramente si sente un non pochino. È un 35-2.8, il certo. 55-1.8, però sì. È usabile sì. Sicuramente è sì. Bella ghiera di messa a fuoco, sì, molto bella. Tra l'altro mi piace che sia zigrinata, questo è utile per i videomaker se sì. Devono molto fluida. Sì, veramente la costruzione secondo me è molto molto buona. Parliamo di un'ottica, ecco, sì, che sul costa mercato è circa sui 600 euro, quindi è un prezzo veramente competitivo se lo paragoniamo al 35-1.4 Zeiss, che costa intorno ai 1500 euro. La ghiera di messa a fuoco è elettronica, non è manuale, questo io preferisco sempre quelle manuali, onestamente ti dà più una sensibilità diversa. Autofocus. L'autofocus è piacevolmente una conferma piacevole, cioè lo immaginavamo sì. Già, però vedere poi in effetti che questa ottica ha le stesse funzionalità di un'ottica sì. Originale, quindi esatto. Tutti i sistemi AF singolo, AF continuo, AF automatico, DMF, il DMF, quindi cosa vuol dire? Che io metto a fuoco elettronico e poi posso correggere al volo esatto. La messa a fuoco. Funziona tutto perfettamente. Messa a fuoco manuale col focus peaking. Scatto continuo con aggancio del sì, soggetto. Su tutte le praticamente azioni... funziona proprio nello stesso modo come l'ottica Sony. Sì, abbiamo fatto anche dei confronti che poi non abbiamo pubblicato, però per sincerarci appunto della differenza fra un originale e un originale. Sì, abbiamo provato il 55, il 35 Sony. Le stesse identiche caratteristiche. Le stesse caratteristiche, sì. Sì, sì. Ed è una gran cosa. Ed è anche in AFS molto veloce. Sì. Estremamente rapido. In sostanza il concetto, amici, che voi utilizzate un'ottica Samyang, quantomeno il 35-1.4, e utilizzate un'ottica Sony, diciamo nativa Sony, dal punto di vista dell'autofocus le performance sono praticamente le stesse, quindi non dovete preoccuparvi sotto questo punto di vista. Quindi meccanicamente ed elettronicamente promosso. Direi adesso andiamo, Roberto, a vedere la qualità d'immagine. La apriamo con Lightroom e poi ci facciamo un'idea. Allora, Roberto, eccoci dentro Lightroom e con le immagini che abbiamo scattato oggi come test del 35-1.4 Samyang. La mia curiosità è molto grande. Allora, cominciamo dalla vignettatura. Ok, 1.4, vignettatura evidente. Qui avevi attivato la correzione? No, qui è senza l'attivazione della correzione dell'obiettivo, quindi ovviamente si può
risolvere facilmente, insomma la vignettatura è piuttosto pronunciata, ma era prevedibile. La vignettatura quindi c'è, però un problema secondo me, anzi ti dirò, per i miei gusti dà anche, certo è un difetto ottico diciamo, sì. No? Però per i miei gusti è anche un look molto piacevole, ma... sì, cioè, questo è un ritratto che abbiamo fatto, dopo lo vediamo per quanto riguarda, eccolo qua, un ritratto che abbiamo fatto, insomma la vignettatura sicuramente c'è, però insomma dà un look interessante. Ok, andiamo a vedere praticamente lo sfocato. 1.4, io mi aspetto uno sfocato su un full frame importante. Abbiamo il ritratto a figura intera, ok, quindi c'è comunque secondo me un buono stacco dei piani. È notevole. Tenendo conto anche della focale. Tenendo conto che c'è un po' di distorsione, sicuramente, ma è normale che sia così. Qui è un piano americano, distorsione ovviamente sempre più pronunciata perché ci siamo avvicinati, uno sfocato è comunque... E anche pastoso. È molto pastoso, sì. Adesso l'immagine sta caricando, cioè vedi che le orecchie sono già praticamente fuori fuoco, quindi insomma siamo a un piano americano. Andiamo invece a vedere un mezzo busto. In questo caso lo sfocato è già sulla guancia, è già praticamente sulla guancia, cioè a fine occhio sei già fuori fuoco, e lo sfocato è piuttosto pastoso, rivediamolo nel suo insieme, lo sfocato è piuttosto pastoso. Ok, questo invece è un dettaglio, una distanza minima di messa a fuoco, sono 30 centimetri, sono 30 centimetri, quindi il dettaglio sicuramente c'è, ma c'è anche un ottimo sfocato, cioè qui di fatto i fili d'erba erano attaccati. Sì. Lo sfocato è veramente piacevole, cioè guarda anche qua Roberto, cioè è veramente bellissimo questo sfocato, estremamente pastoso, molto uniforme. E poi c'è anche il dettaglio dove è a fuoco. C'è un bel po' di dettaglio, no, 35.4. Guarda anche i peletti sulle foglie, cioè... Qui invece, tra sempre 35.4, un ritratto, sempre ottimo dettaglio, sfocato c'è, chiaramente... Vedi anche i punti fuori fuoco, se ti sposti un po', non si vede il diaframma, sono proprio circolari. Sì, sono piuttosto circolari, sì. Flare. Ok, flare a 35.4. Qui insomma, come al solito, sempre situazioni un po' esasperate, operazioni cromatiche, flare, chiaramente anche perdite di contrasto un po', insomma, sull'immagine, cose... secondo me assolutamente nella norma, sia come aberrazioni sia come... Cioè in pratica tu uno scatto qui non lo devi fare. C'è un po' di perdita di contrasto, vedi insomma in generale con questo reverbero di luce, comunque secondo me si comporta bene. Qui invece chiudendo a F14, chiudendo molto il diaframma, l'effetto stella è piuttosto piacevole, c'è ancora un po' di flare lenticolare, vedi, facilmente eliminabile tra l'altro. Non mi dispiace affatto l'effetto stella, cioè è veramente molto, molto piacevole, questo può essere utile per i paesaggisti. Se poi chiudendo il diaframma vai a alzare il contrasto dell'immagine, vedi che ne... Sì, esatto, il contrasto è tornato ovviamente nella norma. Qui sempre 35.4, sempre una ripresa piuttosto ravvicinata, sfocato favoloso. Mi piace veramente tanto. Molto bello, sì, veramente. E questo è il vantaggio di avere un'ottica grande apertura su un full frame. Ok, andiamo a vedere adesso il discorso delle cromie, perché molti sulla rete hanno detto che i Samyang tendono ad avere insomma delle cromie un po' diverse. Effettivamente guardando le due immagini esattamente, ricordiamo gli stessi profili, stesse impostazioni, tutto identico. Sì, differenze sembra che ce ne sono, cioè la colorazione del cielo è molto diversa. Andiamo a vedere ad esempio il cartello rosso, si sta caricando l'immagine fuori fuoco perché sì. Ok, cioè, è diverso. Sì, effettivamente è diversa. Adesso qui il verde si fa fatica, però insomma mi sembra che sia effettivamente diversa. Sembra quasi due profili colore diversi, in realtà erano esattamente gli stessi. Anche qua guarda Roberto. Sì. Cioè, guarda come sono diversi effettivamente le cromie. Questo è molto più grigino rispetto a questo. Comunque, al di là di tutto, effettivamente... È incredibile quanto la lente stavolta influenzi la resa colore. Sì, cioè, anche qua l'incarnato, guarda com'è diverso. Cioè, comunque cambia. Comunque sto osservando la nitidezza del 35, F11... È spaziale. È spaziale. Sì. Vediamo il giallo.
Sì, è proprio diverso. Qui influenza probabilmente anche l'angolo di campo, e quindi certo, diciamo la resa un po' della luce, comunque nitidezza eccezionale. Sì, perché 55 è un'ottica molto incisa, eppure sì, cioè, ci sta assolutamente al passo, anzi forse ti dirò di più, anche un po' più di grip. No, nitidezza, questo è 1,4, vediamo, allora, al centro molto buona. Buona nitidezza, buon contrasto, questi sono RAW, quindi la nitidezza è praticamente zero. Andiamo ai bordi. Tiene perfettamente. Beh, c'è un po' di calo, sicuramente. C'è vignettatura che è un po'... Vedi, però... c'è un po' di calo di nitidezza, vignettatura importante, però cioè, prestazione ottima. Ah, eccellente, direi. Eccellente. Per essere 1,4. Sì, per essere 1,4, cioè, eccellente no, ma comunque molto molto buona. Qui siamo a F2, vediamo se ai bordi è migliorata subito la situazione, aspettiamo che si scarica. Sì, è un pochino più nitido, proviamo a fare un confronto. 1,4, okay, con 1,4, okay. Ok, andiamo a confrontarli. Il 2, beh sì. Adesso sì, acquista un po' dappertutto. Tutto, specialmente leggermente meglio. Qui siamo, questo è l'F2, questo è l'1,4, F2, 1,4, 2,8, questo è l'1,4. Allora ricordiamo 2,8 da questa parte, 1,4 da questo lato. Insomma, migliorata molto la vignettatura e anche la nitidezza, anche un pochino la nitidezza. Acquistato un pochino più di contrasto, sicuramente. E poi anche la vignettatura. E poi la vignettatura è scomparsa. Proviamo un attimino a uscire, andiamo adesso a vedere a F4. Uniforme col centro. Uniforme. Allora, il centro, nitidezza eccellente. Ecco, c'è da dire che in centro già tutta apertura... Lavora benissimo. Lavora sì, benissimo, non c'è quello sì, sbalzo no, chiedendo... No, è più che altro una questione di importi. Sì. Dove ancora proprio i bordi estremi, anche F4, andiamo a vedere 5-6, ok, F5-6, ingrandiamo, ok, qui già ci siamo, qua stiamo i bordi e qui è praticamente il centro, nitidezza al centro eccezionale, ai bordi molto buono. F8 è praticamente perfetto, facciamo 11. Comincerà la diffrazione? Ma forse leggermente, ma più F16. Adesso vediamo un attimo. Quindi questo è F11, ai bordi è praticamente perfetto. F8, quindi 11, secondo me è leggermente meglio. Cioè diciamo il top tra 8 e 11. Mm. Cioè per avere i bordi assolutamente perfetti. E al centro, vediamo un attimo. Siamo praticamente qui. E comunque al centro è una tendenza che... Centrale 8. Ok, vediamo F16 se c'è della diffrazione. Poi siamo sempre ai bordi, F16, 35 mm. Adesso sta caricando... Ok. Beh, sì, no, c'è un po' di diffrazione, ma pochissima. Cioè comunque... È usabilissimo. Sì, assolutamente, usabilissimo. Questa è la sequenza di messa a fuoco. Nota comunque il look dell'immagine, cioè il look dell'immagine con questa vignettatura. Con questa vignettatura sì, proviamo a prenderne una a caso, cioè così, giusto per vedere insomma se il fuoco c'è. Questa sta caricando, sì. Sei proprio andata a caso, senza sì, scegliere sì, quella che... Cioè, vediamone un'altra, sta caricando, questa forse, no, sta caricando ancora. A fuoco totalmente, prendiamone uno più da vicino che perfettamente a fuoco, e siamo a 1,4. Roberto, tanto la nitidezza è sempre incredibile, 1,4 messa a fuoco automatica, quindi secondo me sì, ho impostato la 7.3 in FC spot e spazio, spot agganciato al soggetto, agganciato al soggetto, esatto. Abbiamo notato, guarda qui come interessante il look, guarda Roberto, sì, 35 mm con questa vignettatura, veramente veramente bello.
Abbiamo notato, cioè, poi che la, veramente un look eccezionale. La Samyang 35 è perfettamente compatibile in tutte le funzioni, sì, di autofocus, tutte le funzioni autofocus come un'ottica originale, di impostazione e correzione delle, diciamo, della lente, quindi è praticamente come se fosse una lente Sony. A me piace moltissimo il look, sì, veramente, cioè, veramente bello questa vignettatura, insomma, un look proprio classico full frame questo. Ah, Roberto, eccoci di nuovo tornati al punto di partenza. Abbiamo visto le immagini su Lightroom, direi che più che soddisfacenti. Ah, direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Nitidezza eccellente, devo dire la verità, non mi aspettavo una nitidezza così elevata sia al centro ma anche ai bordi. Sì, chiudi un paio di stop e le tre stop al massimo ce l'hai completamente. Sì, diciamo che lo sweet point ce l'hai in 5, 6, 8, 11, sì. Hai una resa però perfetta, diffrazione pochissima, F16. Anche a 16, ma anche da tutta apertura i bordi si perdono, ma non in maniera eclatante. No, e poi comunque chi lavora a tutta apertura a 35 e 4 lo fa per avere anche un certo tipo di look. Stessa cosa per la vignettatura, sì, sicuramente la vignettatura c'è, è presente, certo, però dà anche un suo fascino in e poi se vuoi basta un click per correggere, si corregge facilmente. Punto, sì. Sempre ripeto ancora il prezzo di quest'ottica, il prezzo, e ripetiamo, la piena compatibilità dell'elettronica con l'ottica, quindi potete attivare le correzioni, distorsioni, vignettatura totalmente via software dalla macchina, sì, è da 10 e quindi 10. Questo è importante dal punto di vista di chi vuole scattare in JPEG, questo fattore, con estrema tranquillità. Allora proviamo a tirare le somme e diamo qualche voto. Cominciamo. Qualità costruttiva. Io darei un 8 comunque. Che miglioreresti? La tropicalizzazione. Sì, perché anch'io sono d'accordo. Autofocus. 10, perché va come un'ottica originale. Sì, quindi perfetto. Dipende dalla sette che gli monti. Sì, io temevo che l'autofocus fosse meno performante rispetto all'ottica Zeiss, invece lavora perfettamente. Quindi hanno perfettamente interpretato quelli che sono i comandi della macchina, quindi è un plauso veramente a Sammy. Ok. Consiglieresti in sostanza quest'ottica? Sì, difatti l'acquisterò. Sì, forse leggermente pesantina, però è il look che ti dà l'1.4, come sì, questo poi è vero, abbiamo sì. visto su Lightroom. Questo è vero, sì. Va bene, amici, speriamo che questa recensione vi sia stata utile. Ricordatevi che potete approfondire le nostre recensioni visitando il nostro sito www.promirrorless.it. Se vi piace la recensione, mi raccomando, mettete un pollice su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete fatto, potete trovarci anche su Facebook, sulla pagina Facebook Promirrorless. E noi ci vediamo la prossima volta con altre recensioni, con altre informazioni, ripeto, speriamo utili per voi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.